fattori predisponenti, candida in prima linea ovviamente, ipertono del muscolo, patologie come il lichen, ma anche, adesso ne vediamo sempre più in una società multiraziale, multiculturale, esiti anche di mutilazioni genitali. Quali sono i fattori precipitanti? Il rapporto, la donna che dice ho dolore quando ho il rapporto, fattori di mantenimento, l'omissione diagnostica. Se noi diagnosticassimo presto questi fattori avremmo tranquillamente la risoluzione del problema, velocemente. Inadeguatezza delle misure terapeutiche e anche la non compliance, certamente, perché sono trattamenti di un certo impegno. Allora, quali sono le definizioni? La dispareunia è la persistente o ricorrente dolore genitale durante i tentativi di penetrazione o durante la penetrazione completa vaginale nel rapporto sessuale. Importantissimo, il dolore al rapporto può essere all'inizio della penetrazione e in profondità. Se la donna, dovete dire, signora, ce l'ha all'inizio del rapporto, sì, la prima causa in età fertile è la vestibolite vulvare. Vi dice, no, ce l'ho quando entra tutto, prima causa endometriosi, seconda causa malattia infiammatoria pelvica, terza causa dolore pelvico cronico. Quando avete in mente queste qua siete già bravissimi. Quindi, o superficiale o profonda. Vaginismo è invece la persistente o ricorrente difficoltà della donna a accettare la penetrazione vaginale. Tenete presente che quando chiedete alle donne che hanno dolore ai rapporti, signora, ce l'ha avuto fin dai primi rapporti o è comparso da poco? Se la donna vi dice fin dai primi rapporti, è probabilmente un vaginismo non così grave da impedire la penetrazione, ma sufficiente a causare dolore e cistiti. Ricordatevi che il 50% circa, 48% delle cistiti è associato a dolore ai rapporti della donna. Questi sono dati incrociati sia nostri, dei ginecologi, sia degli urologi. Anche di Andrea Salonia, che è bravissimo, presidente del prossimo europeo che ci sarà a dicembre qua a Milano e che è urologo al San Raffaele. Cosa fanno poi i disturbi sessuali non coitali? Il dolore clitorideo. Ovviamente anche questo, che diciamo è più sofisticato, quindi vado veloce per il medico di famiglia, comunque è un dolore importante, perché di nuovo mi capita di vedere pazienti a 10 farmaci psichiatrici per ninfomania quando hanno una sindrome dell'eccitazione genitale persistente, clitoridea, che non le fa vivere. L'Evopride, 25 mg, alza la prolattina e ci aiuta a controllare questo dolore bestiale cambiando la vita invece che dargli 10 psicofarmaci. Voi capite che usando bene la farmacologia si cambia la vita del paziente. Anche questo è un sindrome rare, però per questa poveretta è la famiglia rovinata e la vita personale rovinata. Disordini da dolore sessuale, che cosa dobbiamo chiedere quindi? Sto dolore ce l'ha da sempre, quindi primario, o è comparso da un anno, due, tre, quello che è? Se è comparso da poco, signora, cos'era successo quando è comparso questo dolore? La gran parte vi dice infezione da candida oppure il parto. Un altro grande fattore di dolore, ricordatevi, sono le episiotomie. E ricordatevi che la nascita del primo figlio è il grande detonatore delle separazioni nel primo anno di vita, ma non perché è nato questo povero piccinino, perché sta donna è devastata dal parto. Quindi chiedete cosa è successo nell'anno prima, due anni prima, a seconda di quanto vi dica. Questo dolore, signora, ce l'ha sempre? Oppure in ferie non ce l'ha? O ce l'ha col marito e non col vicino giardiniere? Allora, voi potete dire, non è solo questione, vi faccio ridere, ma neanche tanto. Per esempio, la ragazza che mi dice, è sempre stata bene, da quando ho il nuovo fidanzato, ho sempre le cistiti e ho dolore. Domanda immediata, lui ce l'ha più grande di quell'altro? Perché c'è anche una questione di dimensioni, se la donna ha un ipertono dell'elevatore, aveva un parte di dimensioni medio-moderate, ok. Se questo qua è uno ben dotato, con un ipertono dell'elevatore, sono microabrasioni tutte le volte, allora magari i primi sei mesi dice è andata bene, poi sono cominciate le cistiti, perché magari si è ridotto quel furore di lubrificazione che aveva nel primo periodo, o sommandosi i microtraumi e le microabrasioni, si è attivata una candida e una vestibolite vulvare. Quali sono le cause? Sono sempre miste ovviamente e chiaramente se uno ha dolore c'è anche di stress. Quali sono i fattori che contribuiscono alla percezione del dolore della donna? Il danno tessutale, poi ci sono anche i fattori psicologici e contestuali, ma io vado velocemente sul biologico. Il dolore ai rapporti è rilevante per la vostra pratica clinica? Sì, perché dal 10,5 al 24% delle donne lamenta dolore ai rapporti nel corso della vita. E infatti abbiamo tre grossi studi, quello di Lauman americano, quello di Lauman poi anche europeo, questo è il mio europeo condotto con tutti i test controllati, validati e quant'altro, Germania, Inghilterra, Francia, Italia, pubblicato sul Journal of Sexual Medicine. 14% tutti i giorni ne vedete almeno una, se non due. Il vaginismo e la dispareunia sono entità cliniche separate? No,
vi è un'importantissima sovrapposizione. Il vaginismo è causa di dolore all'entrata, quindi all'inizio della penetrazione, nei casi principali, nei casi più gravi, è la causa principale di matrimoni bianchi. Questi sono gli stadi del vaginismo, questa è una vecchia classificazione del 78, John Lamont è un ginecologo e alla fine ha fatto la descrizione migliore. Praticamente la donna è sul lettino, voi vedete come si comporta. Se è contratta, ma il bastidio si tranquillizzi un attimo, guardi adesso faccio così, faccio colà, non succede niente, non avrà male, rilassa il muscolo. Come dicevo, basta guardarlo, quando il centro tendineo e perineo è retratto ed è un ipertono, l'avete già fatta la diagnosi. Spesso avete l'emorroide sentinella, non sentinella nel senso oncologico che è già un cancro a monte, ovviamente, ma sentinella nel senso che in questo ipertono io ho anche un'alterazione di quella che è la modalità del transito evidentemente fecale. Nel secondo grado ho questo spasmo e la donna che si alza proprio letteralmente contrae i glutei. Quando avete poi il quarto grado avete anche questa allerta neurovegetativa, io ho pazienti che collassano, cioè bisogna mettergli su la clebo, sul lettino prima ancora di visitarle. Pensate al livello di fobia.